Mezzanotte 46 minuti, buonasera, benvenuti a quest'ultima edizione che cominciamo subito con quanto accaduto in Austria, dove con 31.000 voti di scarto Alexander Van Bellen ha battuto il rivale Norbert Hofer ed è diventato così il primo presidente verde. Ha così fermato l'ondata nazionalista della destra estrema del partito che era stato fondato da Haider, una sconfitta di misura che però deve preoccupare e preoccupa le cancellerie europee. Vediamo. Il 50,3% contro il 49,7% per 31.000 preferenze, il testa a testa delle presidenziali austriache si chiude con la sconfitta del nazionalismo xenofobo. Lo spauracchio che fino allo scrutinio dell'ultima scheda del voto per corrispondenza ha tenuto col fiato sospeso Bruxelles e le cancellerie europee preoccupate al solo pensiero che Norbert Hofer, leader di quel partito della libertà fondato da Jörg Haider, potesse insediarsi come primo capo di Stato delle estrema destra proprio nel cuore del vecchio continente. E invece è Alexander Van der Bellen, il nuovo presidente della Repubblica Austriaca, settantenne economista, preside universitario a Vienna, prestato alla politica a partire dagli anni 90, in grado di portare i Verdi a diventare il terzo partito nazionale. Per una manciata di voti e contro tutti i pronostici, il professore ambientalista è riuscito a fermare l'avanzata del rivale, super favorito dai risultati del primo turno, quando sorprendentemente Hofer raccolse il 35% dei consensi. Prima dello spoglio del voto postale la destra era comunque avanti con 145.000 schede in più, poi il ribaltone deciso dai quasi 900.000 elettori per corrispondenza ha archiviato l'ipotesi di una presidenza apertamente euroscettica. Ma l'alta affluenza ai seggi e uno scarto così ristretto nei risultati descrive comunque un paese praticamente spaccato a metà. Sarò il presidente di tutti, ha dichiarato subito prudentemente Van der Bellen. Con Hofer rappresentiamo le due metà ugualmente importanti di questo grande paese. Oggi sono triste, ovviamente, ha scritto il rivale sconfitto via internet, ma chiedo ai miei sostenitori di non scoraggiarsi. È stato comunque un grande risultato per il futuro. La politica italiana, Matteo Renzi, cerca di smorzare i toni sulla polemica sul voto al referendum che terrebbero i veri partigiani, secondo quanto sostenuto in una intervista da Maria Elena Boschi. E su questo poco fa a Piazza Pulita ha parlato anche Bersani, è tornato sull'argomento del voto al referendum sulle riforme costituzionali e ha detto, tra le altre cose, se si continua così ad accusare chiunque annuncia di votare no, ci sarà una riforma del Senato costruita sulle macerie. Continua la polemica all'interno del PD sul voto dei partigiani al referendum costituzionale del prossimo ottobre, a difesa della ministra Boschi che aveva detto i partigiani veri voteranno per il sì, a differenza dell'ANPI che invece si è schierata per il no e che oggi conferma i partigiani voteranno no, scende in campo il Presidente del Consiglio. Quella di Maria Elena non è stata una gaffe, neppure un passo falso. Mettiamola così, ci sono i veri partigiani che voteranno sì e quelli che voteranno no. Noi li amiamo e li rispettiamo tutti. Ma la minoranza interna continua ad attaccare. Bersani è durissimo. La frase della Boschi è stata offensiva in modo sanguinoso per tanti anziani e partigiani. Quindi adesso mettiamo i freni e pensiamoci un attimo alla conduzione di questo partito. E i dissidenti del Nazareno denunciano anche la comparsa sul web di manifesti con Pietro Ingrao, Nilde Iotti e poi una frase di Enrico Berlinguer usata per un titolo dall'Unità. Tutti a favore delle riforme targate Boschi e Renzi. Non sono i nostri, replicano dal PD. Anche il vasto fronte politico del no alla riforma costituzionale attacca e punta il dito proprio contro le polemiche interne ai Democrat. Così Matteo Salvini, Lega Nord, dice al governo ci sono dei matti. Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, va al contrattacco dopo la sospensione decisa 10 giorni fa da Grillo, dal Movimento 5 Stelle, a causa è stato accusato Pizzarotti di aver tenuto nascosto l'avviso di garanzia per le nomine al Teatro Regio della città. Il sindaco di Parma ha ritenuto la sospensione iniqua, illegittima e nulla. Ne ha chiesto la revoca dicendo che sarà felice di restare nel movimento, ma in caso contrario ha parlato di proteste di iscritti e militanti senza escludere un ricorso alle vie legali. La palla adesso è nelle mani dei vertici del movimento, nei gruppi parlamentari Luigi Di Maio in testa, è forte il partito filo Pizzarotti, ma certo Grillo non ha gradito i toni duri del sindaco. Ogni decisione sembra comunque rinviata dopo le amministrative, anche per evitare ai 5 Stelle danni di immagine.
Adesso andiamo in Siria, dove le forze del califfato hanno sferrato una serie di attacchi in una provincia, quella di Latakia, che poi è la roccaforte degli alawiti, cioè i sostenitori del regime di Assad, una zona dove non avevano mai colpito in maniera così violenta come oggi. 7 attacchi diversi, ci sono stati più di 100 morti. Vediamo. Una strage che dimostra come l'ISIS sia in grado di colpire persino la roccaforte del regime siriano. 7 esplosioni quasi simultanee provocate da 5 kamikaze e 2 autobomba hanno sconvolto la provincia di Latakia, zona strategica dove c'è la più importante base militare russa. Colpite in particolare le due città costiere, Jable e Tartus, che erano rimaste ai margini del conflitto in una regione da sempre a maggioranza alawita, l'etnia musulmana minoritaria di Assad. A Tartus gli uomini di al-Baghdadi hanno colpito una stazione degli autobus, come a Jable, dove è stato preso di mira anche l'ospedale cittadino, come dimostra questo video girato all'interno della struttura. La rivendicazione dell'ISIS conferma che l'obiettivo era fare una strage proprio tra la popolazione alawita, ma anche lanciare un avvertimento dal forte valore simbolico in un momento in cui gli uomini in nero sono in difficoltà e a breve potrebbero subire l'offensiva su Raqqa, la loro capitale. Intanto il califfato è sotto attacco anche in Iraq, dove è scattata l'offensiva su Fallujah. Alcuni quartieri periferici sarebbero già stati liberati dalle truppe di Baghdad, coadiuvate, secondo la CNN, anche da forze statunitensi. Il disastro del volo dell'Egyptair. Ci sono delle novità perché il Cairo ha smentito la versione che era stata fornita dalla Grecia riguardo alle manovre che sarebbero state compiute dall'aereo prima di precipitare. Secondo gli egiziani, l'Airbus 320 non avrebbe fatto 2 virate, una di 90 gradi a sinistra e poi una di 360 a destra, e non avrebbe neanche perduto quota. La smentita egiziana confonde anche le poche certezze sul disastro che è costato la vita a 66 persone. In attesa del ritrovamento delle scatole nere, è stato anche mandato un sottomarino, si cercherà di capire qualcosa dai pochi resti recuperati fino ad oggi. L'Egitto ha chiesto alla Grecia anche le registrazioni delle conversazioni con la torre di controllo e a Parigi le riprese video dell'aereo fermo all'aeroporto prima della partenza. A Parigi, dove si svolgeranno, lo sapete, gli europei di calcio, la nazionale di Conte sta prendendo forma, ma si prepara anche a quando Conte non sarà più il suo commissario tecnico. Il futuro della squadra azzurra si gioca a Coverciano, sede del ritiro che scatta domattina, ma anche negli uffici romani della federazione. E mentre Conte spiegherà davanti a telecamere e taccuini le sue scelte in fatto di giocatori, nella capitale si faranno importanti passi avanti sul nome del nuovo CT. Il presidente Tavecchio e il direttore tecnico in pectore Lippi incontreranno Giampiero Ventura. Sarebbe lui il più gettonato per la successione ad Antonio Conte, che in vista dell'amichevole di domenica contro la Scozia ha convocato 30 giocatori. Si tratta dell'ultima scrematura prima della lista definitiva, che verrà comunicata il 31 maggio. Fra le sorprese, la rinuncia al giovane portiere del Milan Donnarumma e al bomber del Genoa Pavoletti, 14 gol all'attivo senza rigori. Conte gli ha preferito Lorenzo Insigne del Napoli. A centrocampo si punta su Sturaro e Jorginho, mentre andranno tenuti sotto controllo Thiago Motta e Montolivo, che non sono al 100% della condizione fisica. L'operazione europei entra quindi nella sua fase calda. Conte ha l'obbligo di forzare i tempi, ma il pericolo infortuni, a maggior ragione dopo i forfè di Verratti e Marchisio, è sempre dietro l'angolo. Mezzanotte 55, ci fermiamo qui. L'informazione torna domattina alle 6:30. Arrivederci, buonanotte.